Gesù viene alla nostra vita per dare compimento, per riempire trabocchevolmente, come recita l'originale greco tradotto con compimento, ogni istante della nostra vita. Ci dice che finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure uno iota o un segno che tutto sia compiuto. Lo iota, yod in ebraico, è la lettera più piccola dell'alfabeto, ma è importantissima perché consente a una frase di indicare il futuro. È un pochino come l'immagine del presente legata al passato che si apre verso il futuro. Ogni istante della nostra vita è come una piccola yod, come un piccolo iota, un segno alle volte quasi invisibile, determinante per entrare nella storia che ci aspetta, nel futuro prossimo. Il presente è il luogo dove Gesù viene per dare compimento alla nostra vita. Il presente è fatto di cose rutinarie, di eventi, spesso improvvisi e imprevisti, dolorosi, umiliazioni, compiti e responsabilità da prendere, cose che non ci piacciono, che non sopportiamo, situazioni dalle quali vorremmo scappare, piccole cose, piccolissime. Proprio quei fatti di ogni giorno sono quelli che Dio ha predisposto e Dio predispone perché Gesù Cristo, incarnandosi, facendosi una sola cosa con la nostra vita, ne dia compimento. Non c'è compimento, non c'è felicità, non c'è pienezza, non c'è pace, non c'è realizzazione nella vita, se non dentro questi piccoli eventi. Chi non vive e non sperimenta il compimento che solo Gesù Cristo è capace di dare alla nostra carne debole e incapace di entrare lì con costanza, non potrà essere pronto di fronte ai grandi eventi. Sarà considerato piccolo, come piccolo il suo amore, come piccola la sua capacità di fronte alla croce. Insegna questo, non vuole bene le altre persone. Chi invece con la propria vita in Cristo rivela che proprio i fatti quotidiani danno un orientamento verso il cielo alla nostra vita, è considerato grande nel regno dei cieli. Perché vive già oggi la vita di Cristo. Oggi tutto è compiuto perché il Signore, prendendo sulla croce l'aceto, prendendo la nostra debolezza, la nostra ribellione, la nostra mormorazione, la nostra incapacità di donarci, la trasforma in un miracolo di amore, in un miracolo di misericordia. Coraggio allora, che anche il più piccolo iota che apparirà oggi nella nostra vita è il luogo e l'occasione dove Cristo compirà la nostra vita nel suo amore incorruttibile ed eterno.